Buongiorno a tutti, io sono la dottoressa Raffaella Felletti, sono specializzata in malattie dell'apparato respiratorio e quindi vi parlerò delle patologie respiratorie correlate con il Covid. Affronterò tre argomenti principalmente. Il primo riguarda le patologie croniche respiratorie che sono molto diffuse e sono fondamentalmente l'asma e la bronchite cronica. Si chiamano malattie ostruttive perché sono malattie che ostruiscono il passaggio dell'aria dentro i polmoni. L'asma è una malattia reversibile, la bronchite cronica ostruttiva, che è caratteristica delle persone un po' più anziane che sono stati o sono forti fumatori, è una malattia irreversibile. Entrambe queste malattie possono essere curate con dei farmaci, prevalentemente con dei farmaci inalatori. La prima cosa da dire è che queste malattie non sono un fattore predisponente alla infezione da Covid. Se sono ben controllate, se sono trattate adeguatamente, se i sintomi sono poco rilevanti, queste malattie non sono neanche aggravanti della patologia Covid correlata. Tuttavia, se invece queste patologie non sono adeguatamente controllate, possono essere un fattore di aggravamento delle patologie da Covid. Un altro punto da tenere in considerazione è che la diagnosi differenziale tra infezione polmonare da Covid e riacutizzazione delle malattie croniche respiratorie non è facilissima, perché ovviamente i sintomi di esordio sono un po' gli stessi, cioè la tosse, la febbre, il mal di gola, e quindi questi sintomi vanno immediatamente segnalati al medico di famiglia e quanto prima va effettuata una diagnostica con il tampone. Questi dati non sono delle considerazioni così, diciamo, di buon senso, sono state codificate da uno studio epidemiologico che ha verificato come tra i pazienti ammalati da Covid non c'è una percentuale superiore di pazienti affetti da asma o bronchite cronica. Tuttavia è anche vero che nei pazienti che hanno una patologia correlata a una polmonite da Covid più grave, che quindi necessitano magari di un ricovero in un reparto di terapia intensiva, c'è una percentuale più elevata di pazienti che hanno asma e bronchite cronica. Un altro aspetto particolarmente opportuno rilevarlo in questo periodo di vaccinazioni è quello appunto correlato alla vaccinazione. Allora, ci sono due categorie di pazienti. I pazienti estremamente fragili sono pazienti che, secondo le definizioni del Ministero della Salute, che sono poi ovviamente state recepite dalla nostra agenzia regionale, da ELISA, queste patologie corrispondono ad una patologia respiratoria estremamente grave che necessita di supplemento di ossigeno. E questa malattia è la fibrosi polmonare idiopatica, che è una malattia che sostanzialmente irrigidisce il tessuto polmonare, impedisce l'elasticità del polmone e quindi lo scambio respiratorio. Ebbene, i pazienti con questa malattia sono nella categoria dei pazienti estremamente fragili, che quindi, una volta passati alla seconda fase della vaccinazione, quindi dei pazienti al di sotto degli 80 anni, deve avere un accesso prioritario alla vaccinazione. Un'altra patologia che necessita di una vaccinazione prioritaria è quella dei pazienti con fibrosi cistica. Come sapete, la fibrosi cistica è una malattia invece più dell'età giovanile e purtroppo in Liguria questi pazienti non sono stati ancora vaccinati, però ho letto proprio oggi che a partire da martedì 22 ci sarà la disponibilità dei vaccini per questi pazienti presso l'Istituto Sgasini, quindi verranno vaccinati i pazienti e, se minori dei 16 anni, i pazienti, i genitori di questi ragazzi. Un'altra considerazione da fare è che, tuttavia, nella categoria dei pazienti fragili rientrano invece, e cioè quelli che hanno una priorità di vaccinazione secondo le categorie
che vengono vaccinate adesso, quindi dai 70 ai 79 anni, su segnalazione del medico di famiglia, verranno vaccinati e devono essere vaccinati i pazienti con una patologia respiratoria cronica tipo appunto l'asma bronchiate o l'asma bronchiale o la bronchite cronica ossolutiva. E un'altra considerazione che voglio condividere con voi è quella della patologia cosiddetta da long COVID, cioè è stato, adesso che c'è una certa esperienza che riguarda pazienti che hanno superato il COVID, ebbene questi pazienti, circa il 50-55% di queste persone hanno dei sintomi che perdurano nel tempo, che possono essere mal di testa, una stanchezza profonda e soprattutto una difficoltà alla respirazione. Ora, questa difficoltà alla respirazione, che si chiama dispnea, consiste in una sensazione di non riuscire a respirare profondamente e quindi avere la sensazione di essere un po' sempre in carenza di ossigeno. Si capisce che questa è una sensazione che può essere invalidante, che può modificare la qualità di vita e potrebbe essere anche una patologia non del tutto rilevabile dagli esami tipo la misurazione del respiro con le prove di funzionalità respiratoria, e può durare anche dei mesi, 6, 7, 8 mesi, ha una certa, però comunque ha un andamento assolutamente benigno, nel senso che poi si risolve anche spontaneamente. Con questo credo di avervi detto tutto, saluto, e se ci fossero delle domande io sono assolutamente disponibile. Arrivederci.